con i protocolli dovuti. Siamo a Salò, sulle rive del lago di Garda, ed è qui che realizziamo il servizio del Team Continental Iseo Rime Carnovali Sias. E siamo con Daniele Calosso, che con Mario Chiesa guideranno questa formazione. Ma prima di partire, prima di parlare della squadra, dei programmi, Evaristo Facchinetti non c'è più. Lui era un uomo che dava tanti consigli, Daniele, tantissimi consigli, con serenità e con quello stile giusto. Era un grandissimo appassionato, era una persona vicino alla nostra società, vicino ai ragazzi. Volevamo dedicargli una vittoria importante, che era la Sangeo, l'abbiamo mancata per un pelo. È un secondo posto che comunque va a lui, va a tutta la famiglia, va alla grande azienda Iseo Serrature, che ci è sempre stata vicino. Noi sappiamo che abbiamo perso uno dei primi tifosi della squadra, però combatteremo tutta la stagione per riuscire a portargli quelle vittorie che lui sicuramente avrebbe voluto vedere coi suoi ragazzi, insomma. 15 atleti, e ce li vuoi elencare? Allora, abbiamo Bagatin Cristian, un primo anno, un bel passista, un ragazzo che sta lavorando da qualche settimana in pista con la nazionale. Lo scopriremo sicuramente dal punto di vista del cronometro, perché sarà un ragazzo che potrà venire fuori sicuramente bene. Berasi Michele, anche lui un primo anno, scalatore, ha vinto una delle gare più importanti a livello juniores, con un arrivo in salita dopo tanti chilometri. Ieri e sabato si è comportato molto bene alla Firenze Empoli, in un percorso molto duro, quindi anche lui sarà sicuramente una bella pedina. Bertone Filippo è, diciamo, il vecchietto del gruppo, è l'elite secondo anno, quello con un po' più di esperienza. Purtroppo qualche problema fisico inizio stagione, però adesso siamo riusciti a rimetterlo in sesto. Anche lui ha contribuito sabato al raggiungimento di quel secondo posto alla Sangeo. D'Amato Andrea, anche lui un primo anno, è nato e cresciuto in pista, ha fatto terzo agli europei in seguimento a squadre, anche lui sta lavorando in pista con il CT Marco Villa, quindi siamo sicuramente consci che sia un ragazzo che possa dare tanto su certi arrivi in volata. Con lui anche Epis, Josué, uno dei migliori juniores bresciani, si è distinto per la sua capacità di riuscire a essere uomo squadra, ultimo uomo in un treno, quello dell'hotel importante, ma un ragazzo che è sempre stato vincente, quindi è una bellissima freccia al nostro arco. Omar El Guzzi è un quarto anno under 23, lo scalatore riconfermato, dovrà arrivare nel 2021 con una condizione perfetta al Giro d'Italia, perché insomma l'anno scorso purtroppo all'ultimo giorno non siamo riusciti a centrare quel decimo posto, però ci riproveremo con tanta grinta quest'anno. Furlan Matteo, primo anno elite, non ha bisogno di presentazioni, è bresciano, noi lo conosciamo da 4-5 anni, da quando correva ancora juniores, passista veloce, sa vincere a ranghi compatti negli sprint, ma soprattutto su percorsi anche impegnativi. Giacomoni Federico, altro ragazzo del primo anno, anche lui facente parte della nazionale, però su strada, ha partecipato agli europei nel 2020, un ragazzo dalle grandi caratteristiche, passisti veloci, diciamo, sostanzialmente. Anche lui ieri ha dato una prova di carattere, perché dopo la Firenze Empoli non è stato bene, ma ha dimostrato tutte le sue qualità in una corsa veramente molto 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 tirata. Masotto Leandro e Michael Minali, che hanno passato praticamente più anni insieme in squadra che chiunque altro, sono due ragazzi, uno un passista, Leandro, un passista scalatore, Michael Minali, figlio del grande Nicola, velocista anche lui, avrà spazio sicuramente di dire la sua in volata. E ci aspettiamo tanto da un ragazzo che ha bisogno di tranquillità e di sicurezza in se stesso per riuscire a lavorare bene. Poi abbiamo Parashak Yaroslav, scalatore di nazionalità ucraina, arriva da 2 anni dove ha corso in Italia, 18esimo in generale da primo anno al Giro della Valle d'Aosta, quindi anche lui sarà una bella pedina per quello che riguarda il Giro d'Italia. Luca Regalli, velocista, secondo anno con noi. Ci si aspetta, insomma, di essere presente nelle volate di gruppo. Raimondi Alex, scalatore, emiliano, ieri ha centrato il decimo posto in una gara veramente serratissima alla Torre in Toscana, e in crescendo secondo me non può far altro che migliorare. Tarola Matteo, secondo anno, anche lui arriva da un anno di esperienza nel mondo delle Continental,
qualche problema fisico inizio stagione, adesso stiamo sistemando anche lui, sicuramente riuscirà a tornare a essere competitivo o perlomeno di utilità alla squadra. E poi abbiamo Zambelli Samuele che ha fatto secondo sabato alla Sangeo, è l'ultima chance per passare al professionista, si sta giocando il tutto per tutto, sicuramente uno degli uomini di riferimento della squadra e sono convinto che potrà fare una grandissima stagione. E facciamo i complimenti alla presidente Marica Regosa, perché lei l'anno scorso ha chiamato nello staff tecnico Mario Chiesa. Mario Chiesa che è entrato con entusiasmo, l'avevamo già sentito l'anno scorso, durante l'anno ha veramente visto questi ragazzi come pedalavano, è andato a pescare nel settore giovanile. Innanzitutto parlaci come è andata l'anno scorso. Sì, è stata una stagione un po' anomala per quello che è successo. Avevamo fatto un programma che purtroppo non siamo riusciti a terminarlo. E quest'anno abbiamo cercato di pescare, di ringiovanire la squadra, perché penso che ci voleva un po' di un riciclo di questi giovani qua. E abbiamo preso dei giovani dal giro della nazionale, abbiamo cercato di prendere, diciamo, i migliori. Non ci siamo riusciti con tutti, però abbiamo un bel pacchetto di corridori completi e stiamo aspettando di insegnargli, di fargli questo gruppo come piace a noi. L'inizio di stagione, le prime tre corse della stagione, voi eravate là davanti, treni incredibili per cercare la vittoria. E se non l'avete trovata, vi siete arrivati vicini, ma più che altro si è vista una squadra già pronta per il programma. Sì, abbiamo voluto partire un po' forti per cercare di ottenere subito un buon risultato, per avere il morale, un buon morale per partire con le prossime corse. Corravamo in casa con la Sangeo, era un motivo in più per i nostri sponsor per far vedere che ci siamo. Abbiamo creato questo gruppo con i giovani e questi giovani tre, da Bagatina, Epis ed Amato, sembravano già dei vecchi. Infatti avete visto bene il finale di corsa, che erano là a tirare per una volata per Zambelli. Penso che abbiamo ottenuto e programmato la corsa e ottenuto quello che volevamo.